lo spezzino di Capua. L'ex consigliere comunale collaborava con Mantovani, in carcere anche lui per concussione e corruzione. Conti, le indagini mirate sul rapporto tra ambiente e salute non sono inutili, interviene il comitato Spezia Via dal Carbone. Oltre 500 pensionati liguri ricorrono al TAR per chiedere la restituzione dei soldi sottratti per effetto della legge Fornero. Nuovo sistema di allerta per gestire le emergenze, il piano individua 8 aree di ricovero della popolazione. Il porto della Spezia è tra le mete preferite dei comandanti, domani farà tappa nel Golfo la nave più grande del mondo. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete sentito dai titoli, anche uno spezzino coinvolto nella vicenda giudiziaria che ha visto l'arresto del vicepresidente della regione Lombardia Mario Mantovani, con le accuse di concussione, corruzione aggravata e turbata libertà. In carcere altre due persone, tra cui un dipendente della regione. In carcere è finito appunto anche Giacomo Di Capua, a 34 anni, in qualità di stretto collaboratore di Mario Mantovani e dipendente della regione Lombardia. Di Capua era stato consigliere comunale alla Spezia per il PDL tra il 2007 e il 2012. In passato Di Capua era anche rimasto coinvolto nell'indagine per l'affissione a Milano di manifesti con scritto via le Brigate Rosse dalle procure. Il comitato Spezia Via dal Carbone rende pubblica la risposta di ASL 5 che smentirebbe di fatto quanto dichiarato dall'assessore Natale, rilancia la propria agenda per ambiente e salute alla Spezia. Ce ne parla Sergio Diofili. Carbone, ceneri, discariche abusive e rifiuti tossici, ambiente e salute. Per il comitato Spezia Via dal Carbone i recenti sviluppi e le occasioni di confronto pubblico confermano la bontà della propria agenda stilata nel corso del convegno organizzato a settembre con WWF Italia. In un sito di interesse nazionale, come è stato a suo tempo quello di Pitelli, indagini mirate sulla correlazione tra ambiente e salute non sono inutili. Lo dice il direttore generale di ASL 5 Gianfranco Conzi, che secondo il comitato smentisce la sintesi fatta dall'assessore all'ambiente del comune Davide Natale delle dichiarazioni rese dalla responsabile di epidemiologia dell'ASL 5, dottoressa Roberta Baldi, proprio nell'ultima puntata del salotto del signor Rossi qui a Teleliguria Sud. Durante il salotto l'assessore Natale ha sostenuto che secondo la responsabile del dipartimento non sarebbero necessarie indagini mirate a verificare eventuali eccessi di patologie in località particolarmente interessate alla ricaduta di inquinanti tipici di lavorazioni industriali attuali o pregresse come Enel, Pitelli, Campo in Ferro dell'Arsenale. Detto ciò, risulta chiaro che per gli esponenti del comitato la cosiddetta agenda assuma una particolare importanza proprio per i decisori locali, in quanto finalizzata anche a monitorare e arginare i danni causati da oltre 50 anni di centrale Enel alla Spezia. A questo proposito il comitato Spezia Via dal Carbone chiede tra l'altro che si pretenda l'immediata chiusura della centrale Enel e l'avvio delle operazioni di bonifica, che si valuti con un'apposita indagine epidemiologica il danno ambientale e sanitario causato dalla centrale nel territorio della Spezia, che vengano accertate eventuali responsabilità e indennizzate le vittime. Inoltre viene richiesto il censimento delle discariche e dei siti in cui sono state stoccate le ceneri, verificandone il potenziale di contaminazione per la loro messa in sicurezza e che si avvii l'immediata riorganizzazione di ARPAL e ASL, che devono essere più autonome dalla politica per garantire ai cittadini liguri standard di monitoraggio e comunicazione adeguati. Interventi ritenuti ancora più urgenti alla luce dei recenti ulteriori sviluppi, quali la accertata radioattività del terreno di Fabro in Umbria, in cui sono state stoccate le ceneri di carbone della centrale Enel della Spezia negli anni 80 e 90. Le stesse ceneri poi stoccate anche a Borghetto e a Monte di Valli e in diversi altri siti apparentemente non mappati. Un utilizzo efficace del piano dello sviluppo rurale potrà determinare il rilancio e il sostegno delle imprese agricole del nostro territorio. Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai proprio ieri a margine della giunta regionale.
Il PSR, ha detto Mai, potrà rappresentare lo strumento principale per il finanziamento di progetti rivolti al settore agricolo. Pertanto ci siamo messi al lavoro subito dopo lo sblocco dei 314 milioni di euro, di cui oltre 54 della Regione e 125 dello Stato. E oggi siamo quindi in grado di assicurare che entro novembre, conclude, sarà possibile per le aziende iniziare gli investimenti. 525 pensionati liguri ricorrono al TAR del Lazio per chiedere la restituzione dei soldi sottratti per effetto della legge Fornero. Il Codacons ha quindi depositato un ricorso collettivo e lancia una nuova iniziativa legale a favore dei pensionati che hanno subito la decurtazione delle pensioni. I giudici del TAR dovranno ora decidere sulla sospensiva richiesta dall'associazione per conto dei pensionati e quindi sulla richiesta di piena applicazione della sentenza della Consulta e contestuale restituzione dei soldi sottratti dalle pensioni dei 525 liguri. Il futuro della Polizia Provinciale. La drammatica situazione dei lavoratori è stata illustrata nel corso di un incontro coordinato dal presidente Francesco Bruzzone, che si è tenuto durante una sospensione del Consiglio regionale. Vediamo il servizio. Entro il 31 ottobre 2015 il personale delle polizie provinciali della Spezia, Savona e Imperia dovrà trovare una nuova collocazione. Le funzioni che oggi svolge, ovvero tutela ambientale, vigilanza venatoria e ittica, contrasto alla proliferazione dei cinghiali, vigilanza sulla viabilità provinciale, salvaguardia dei parchi e reperibilità per la protezione civile 24 ore su 24, devono essere svolte dalla Regione o dalle amministrazioni comunali. Uno scioglimento delle polizie provinciali che si somma a quello già avvenuto del Corpo Forestale dello Stato, che è confluito nell'Arma dei Carabinieri. La drammatica situazione dei dipendenti della Polizia Provinciale è stata illustrata questa mattina nel corso di un incontro tenutosi durante una sospensione del Consiglio regionale. Per il personale provinciale la prospettiva è quella di essere iscritto alle liste di mobilità o venire assorbito dalla polizia municipale dei vari comuni. Quest'ultima possibilità si scontra però con il fatto che molti enti locali non hanno dato disponibilità all'assorbimento e anche per la diversità della professionalità e dei compiti della polizia municipale rispetto a quelli del corpo provinciale. Per i rappresentanti dei lavoratori la soluzione migliore sarebbe la costituzione di un corpo di polizia regionale che sovrintenda alla sorveglianza ittico-venatoria, alla tutela dei parchi e dell'ambiente. Si svolgerà domani a Roma un incontro sui lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese tra le regioni Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini. Per la Regione Liguria alla riunione parteciperà l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. L'obiettivo dell'incontro sarà quello di ottenere l'inserimento del raddoppio della linea nel piano di investimento ministeriale. Il Consiglio Comunale della Spezia, su proposta dell'assessore alla protezione civile Corrado Mori, ha approvato ieri sera all'unanimità il piano comunale di emergenza e le relative procedure operative. Il documento raccoglie le principali indicazioni operative sulla protezione civile relativamente alle diverse tipologie di rischio, quali rischio idrologico, idrogeologico, rischio nivologico, sismico e industriale. Vediamo il servizio. Cambia il sistema di allertamento per il rischio idrologico e idrogeologico. La Regione Liguria, con una propria delibera, aveva già deciso di passare dalla classificazione numerica a quella a colori. Giallo è infatti il colore per l'avviso, arancione per quello precedente di allerta 1 e rosso per la massima allerta, già allerta 2. Il piano operativo votato ieri sera dal Consiglio Comunale, oltre a recepire tale recente aggiornamento, introduce un livello operativo interno dell'ente, definito in attenzione, preallarme e allarme, che consente di poter attivare le procedure di emergenza in autonomia grazie anche a un sistema che permette di monitorare il rischio idrologico. Questo, combinato a una verifica sul territorio da parte dei tecnici allertati via SMS o telefonicamente, consente al superamento di determinate soglie di procedere all'apertura della centrale operativa comunale con l'attivazione di tutte le procedure di emergenza, a partire dalla chiusura delle strade al transennamento dei sottopassi.
Il piano prevede inoltre che nel corso del 2016 si proceda ad attrezzare progressivamente oltre 30 aree al fine di prestare i primi soccorsi e per dare informazioni alla popolazione in caso di eventi straordinari e avversi. Il piano individua poi 8 aree di ricovero della popolazione in cui è possibile allestire attendamenti per circa 2.000 persone. Sempre nel corso dell'anno 2016, grazie ai finanziamenti del programma operativo regionale, sarà inoltre realizzata una rete di sensori nell'arco collinare al fine di monitorare e prevenire i fenomeni franosi. Il consigliere regionale Giovanni De Paoli, dopo i recenti smottamenti e frane che hanno messo in ginocchio la viabilità sulle strade provinciali spezzine, ha presentato un'interrogazione in sede consiliare proprio per chiedere alla Giunta quali azioni intenda assumere onde eliminare i disagi che si sono venuti a creare in arterie importanti proprio come quelle della Val di Vara. È ora di intervenire in modo tangibile per metterle in sicurezza, ha dichiarato. Ho presentato un'interrogazione in consiglio regionale proprio su questo argomento, perché è davvero prioritario che le strade della provincia della Spezia, che attualmente versano in condizioni manutentive a dir poco disastrose, tornino a essere agibili e sicure. Cambiamo argomento. Ottobre è il mese che per tradizione la Chiesa dedica alle missioni. Giovedì 15 e venerdì 16 il Centro Missionario Diocesano ha organizzato 2 momenti di preghiera, l'adorazione eucaristica e la veglia in cattedrale. Italo Lunghi ha incontrato il direttore del Centro Missionario, Don Giovanni Tassano. Vediamo il servizio. In questo mese missionario abbiamo mandato i manifesti e c'è una scansione, ogni settimana c'è sempre un richiamo. Ecco, abbiamo cominciato con la settimana della contemplazione, contemplare Gesù, e poi perché Lui ci aiuta a scoprire la nostra vocazione in questa missione che Lui ha affidato alla Chiesa, e poi c'è la nostra responsabilità. E appunto noi in questo spirito, come centro missionario ormai da qualche anno, abbiamo deciso di proporre una giornata di adorazione eucaristica, difatti nella cappella del centro missionario, dalle 9 fino alle 19 della sera, sarà esposto il Santissimo Sacramento. Ecco, proprio perché dobbiamo capire che è in comunione con Lui, con Gesù, ecco, che possiamo veramente essere strumenti, ecco, nelle mani del Signore, perché si stabilisca, si realizzi questa civiltà dell'amore, ecco, che parte proprio da questo amore che Gesù ci ha dato. Per entrare un po' anche in sintonia con le necessità, con i bisogni, con le attività, sul che cosa, di che cosa ha bisogno, diciamo così, l'attività missionaria della nostra Chiesa, venerdì prossimo, 16 ottobre alle 21, una veglia missionaria diocesana in Chiesa Cattedrale di Cristo Re. Ovviamente sarà il nostro Vescovo a presiederla, però ci saranno degli ospiti di riguardo. Chi sarà a tenere questa testimonianza? Come ogni anno si invitano missionari, e quest'anno abbiamo pensato di invitare la Marina Castellito, che è una spezzina, fa parte del movimento dei focolari. Lei ha svolto per tanti anni la sua missione, prima in Tanzania e poi ultimamente in Kenya, dove era responsabile della Mariapoli Piero, proprio lì a Nairobi, che io ho avuto la fortuna di visitare con Bruno Canese, con vari collaboratori del centro missionario. E appunto lì ci siamo resi conto, ecco, dell'opera meravigliosa che questo movimento, questa Mariapoli sta compiendo, ecco, per essere segno di accoglienza. La celebre compagnia di crociere Royal Caribbean ha chiesto ai comandanti delle loro 23 navi di scegliere i porti in cui preferiscono approdare. Nella top 12 ci sono ben 3 porti italiani, e tra questi 3 porti c'è proprio quello spezzino, che si conferma come una delle mete preferite da raggiungere non soltanto quindi per i croceristi, ma anche per coloro che navigano per i mari per professione.
E proprio domani farà tappa nel nostro golfo la Lure of the Seas, nonché la nave più grande del mondo con 7 quartieri di bordo, tra cui il Central Park, il primo parco naturale a cielo aperto con oltre 12.000 piante vive. E spostiamoci ora a Sarzana. Questa mattina è stata infatti inaugurata la sede sarzanese della Camera di Commercio. Si va così componendo il polo degli uffici pubblici all'ex tribunale della città, dove già si trova lo sportello dell'Agenzia delle Entrate e a cui nei primi mesi del 2016 si aggiungerà l'ufficio dell'INPS. Il servizio è di Sergio Diofili con le immagini di Daniele Rabuazzo. Con il taglio del nastro della sede sarzanese della Camera di Commercio della Spezia, venuto questa mattina, si va man mano componendo il polo degli uffici pubblici all'ex tribunale di Sarzana, dove già si trova lo sportello dell'Agenzia delle Entrate e a cui nei primi mesi del 2016 si aggiungerà l'ufficio dell'INPS. Nel corso della cerimonia, a cui erano presenti Gianfranco Bianchi e Stefano Senese, rispettivamente presidente e segretario generale della Camera, oltre all'assessore al commercio Sara Corsi e Andrea Cargioldi di Confesercenti, il sindaco Alessio Cavarra ha detto che quando 6 mesi fa il comune decise di alienare la struttura, lo fece con l'intento di mantenere a Sarzana servizi importanti per i cittadini. In più, entro novembre, al piano superiore, sarà inaugurata la Casa delle Start-up, offrendo opportunità di impresa a tanti giovani. Giudizio confermato dal presidente dell'ente camerale spezzino Gianfranco Bianchi, che ha apprezzato l'opportunità offerta alla Camera di Commercio, che in questo modo ha potuto mantenere la sua sede sarzanese. E molte sono le risposte agli utenti offerte dalla sede di Sarzana della Camera di Commercio, dato che qui vengono erogati un terzo dei certificati per l'estero su base provinciale. Stessa percentuale per la bollatura dei libri sociali, mentre moltissimi sono gli studi professionali della Vallata che fanno riferimento allo sportello di Sarzana. Gli orari sono martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, il lunedì, mercoledì e venerdì l'ufficio è chiuso al pubblico e riceve solo su appuntamento anche per il rilascio della firma digitale. Nuovi corsi dedicati alle future mamme e ai piccoli nati al centro giovanile di Alma Ruggero di via Monteverdi a Fossi Termi. Gli incontri sono a cura dell'SD Sunday, è infatti già attivo il laboratorio Musica e Suoni in Gravidanza, cicli di 10 incontri nei quali poter vivere con maggior consapevolezza e serenità il periodo della gravidanza. Partirà inoltre giovedì 15 ottobre il corso di gioco musica bimbi per i piccoli, appunto di età compresa tra gli 0 e 3 anni. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente al centro giovanile degli Alma Ruggero. Parliamo ora di improvvisazione teatrale, perché dopo la prima sfida che ha visto la squadra locale di Sarzana Porta Parma sconfiggere la gloriosa squadra di Firenze, giovedì 15 ottobre alla Fortezza Firmafede si terrà la seconda semifinale del trofeo Città di Sarzana, che vedrà sfidarsi a colpi di gag e risate l'altra compagine cittadina Sarzana Porta Romana, che gareggerà contro i colossi di Reggio Emilia. La vincente volerà alla finalissima del torneo, che si svolgerà il giorno 5 novembre. Edizione zero con i fiocchi, difficile fare di meglio. È stato infatti un successo il primo trail della Lunigiana Memorial Paolo Verrini, due percorsi di 12 e 25 km immersi nella natura, sui sentieri sterrati che da soli erano trasportato gli oltre 140 partecipanti in luoghi tutti da scoprire tra le campagne, gli uliveti e i vigneti del comune di Aulla. Gli atleti provenivano non solo dalle zone limitrofe, ma anche dal resto della Liguria, dalla Bassa Toscana, da altre regioni italiane e persino dalla Francia, dalla Spagna e dall'Argentina. Ora il circo di Corri Lunigiana Memorial Franco Codeluppi farà tappa a Levanto per la 16ª edizione della Stralevanto domenica 18 ottobre, nonché il terzultimo appuntamento della stagione 2015-2016. Parliamo ancora di sport, questa volta di pallavolo, che è il debutto stagionale interno dell'Avis Touristar Spezia, che al Pala Mariotti ha battuto la quotata Admo Lavagna per 3-1. Avendo però perso a Genova con il CUS, gli spezzini devono ora attendere l'esito del match tra quest'ultimo e la stessa Admo per sapere se potranno qualificarsi. Vediamo il servizio di Andrea Catalani.
Dunque, Tiziano Boggio, top scorer di un Avis Touristar che ha sorpreso un po' tutti in questo debutto casalingo di stagione, che a prescindere da come finirà questa avventura in Coppa Liguria, direi che è stato decisamente positivo, vero Tiziano? Direi prova molto positiva contro una squadra solida che gioca insieme oramai da tanti anni, a differenza nostra che siamo una squadra invece con tantissimi elementi nuovi, che partiamo un pochino, non dico da zero, però dobbiamo ancora riprendere tutti i nostri automatismi. Prova positiva, soprattutto di squadra, e questo dimostra un ottimo affiatamento anche all'interno dei reparti. Con te c'è un po' una novità nella novità, sei nuovo qui alla Touristar dopo tanti anni di Valdimagra, di Zephyr, sia nel settore giovanile che nella prima squadra, e poi oltretutto sei andato molto bene in un ruolo che non è quantomeno il tuo originario, hai giocato da banda e non da opposto stasera, insomma, però con te sembra che non ci sia novità che tenga, tiri per diritto per la tua strada imperturbabile. Sì, diciamo che è stata la novità più grande per quest'anno, perché io sono sempre stato abituato a giocare da opposto, quindi non dico che dimenticavo, ma i fondamentali di ricezione e difesa per un opposto diciamo che sono leggermente trascurabili, cioè la qualità principale dell'opposto deve essere l'attacco. È un adattamento al quale, come si dice, sto cercando di fare fronte, e soprattutto in ricezione, perché zoppico molto, ma la cosa non mi spaventa, anche perché sono una persona che si impegna molto e ho anche l'aiuto dei miei compagni che in ricezione mi danno un grande supporto. In chiusura veniamo quindi alle previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 14 ottobre. Tempo variabile a ponente con nubi alternate a schiarite localmente ampie sulle coste imperiesi e isolati rovesci nell'interno. Sul centro Levante le nubi saranno diffuse e persistenti e saranno accompagnate da piogge e temporali soprattutto al mattino. Sulla costa al mattino possibili rovesci o temporali, al pomeriggio possibili piogge. L'umidità si manterrà su valori alti, per quanto riguarda invece i venti moderati da sud-ovest o localmente di direzione variabile in rotazione da sud-sud-est nel pomeriggio. Il mare mosso o molto mosso sul centro Levante. Per quanto riguarda invece le temperature, oscilleranno tra una minima di 16 a una massima di 17 gradi. E con questo è davvero tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.